Saluto a tutti i lettori di tecnoandroid.it, l'approfondimento di oggi sul Galaxy Note 3 relativo alla S Pen, che all'estrazione apre immediatamente la funzione Air Command, ovviamente perché scelta come opzione. Air Command ci consente di poter scegliere tra diciamo un menu da memo rapido, album ritagli, scrittura schermo, S Finder e funzioni penna. Clicchiamo su funzioni penna. Ecco come richiamare l'Air Command se avete stretto la penna, basta tenere premuto il pulsante e puntare il display. Allora, funzioni penna. Non mi ha fatto neanche fare tutto il segno e appare quindi il pop-up, cioè o meglio, un pop-up dove possiamo scegliere diverse applicazioni da lanciare come pop-up. Non solo una, ma possiamo sceglierne anche più di una. Vabbè, adesso ci ho fatto il crop del display, questa è un'altra funzione che poi possiamo andare, ma vediamo dopo. Andiamo a scegliere di nuovo funzioni penna. Possiamo aprire un'altra, ad esempio YouTube, e così via. Ovviamente, come vedete, al di sotto dei pop-up possiamo continuare, possiamo metterli uno sull'altro, li possiamo spostare, possiamo continuare a utilizzare le funzioni del nostro Note 3. Una sorta di multiview, multifinestra, però con i pop-up invece che con appunto le finestre. Altra differenza del S Pen, prima di andare avanti a vedere gli altri comandi dell'Air Command, è il fatto che questa è l'S Pen del Note 3 schiacciata su due lati. Questo consente di poter inserire l'S Pen sia da un lato che dall'altro del suo vano, a differenza invece del Note 2, dove l'inserimento era obbligato. Andiamo a vedere ancora altre funzioni, in quanto non finiscono qui, tenendo sempre premuto il dito e puntando sul display. Abbiamo poi l'S Finder, che ci consente di poter andare a cercare sia all'interno del nostro Note 3 che con una ricerca internet, quello che di cui abbiamo necessità a ricercare. Altra novità della S Pen del Note 3 è quella di poter utilizzarla anche per i tasti touch, come potete vedere. Abbiamo ancora altre funzioni dell'Air Command, abbiamo visto le prime due, poi abbiamo la scrittura schermo che consiste nient'altro che in un screenshot del display, o comunque di quello che stiamo visualizzando in quel momento, e poi possiamo andare a disegnare, scriverci, utilizzare i colori che vogliamo, con lo spessore che vogliamo, insomma possiamo farci veramente ciò che vogliamo, possiamo condividerlo poi attraverso tutti i nostri canali, le app che abbiamo ovviamente sul phablet. Chiudiamo anche in questo caso. Continuiamo l'esplorazione della S Pen, siamo arrivati a scrittura schermo, poi abbiamo l'album ritagli. L'album ritagli in pratica noi possiamo selezionare un'area che poi possiamo condividere, salvare, mettere in promemoria, taggare eccetera. Questo ovviamente io l'ho fatto vedere sulla home screen, ma ovviamente questo è valido in qualunque caso, anche nel caso ci troviamo su sito internet, ad esempio in questo caso su Tecnoguide. Andiamo a effettuare diciamo una sorta di screenshot solo di quello che ci interessa. Ancora possiamo puntare la penna e quindi abbiamo un ingrandimento di ciò che magari vogliamo andare a selezionare. Questo lo si può fare anche con il dito. Ecco qui, ci spostiamo all'interno in questo caso del browser internet con una finestra che fa da lente di ingrandimento per poi scegliere le parole che vogliamo selezionare, magari vogliamo salvare. Ancora, che altro rimane da vedere?
Memo rapido, ovviamente Memo rapido è quello che abbiamo anche visto con il Note 2. Anzi, se volete approfondire le varie caratteristiche di cui è dotato tutta la serie Note, vi consiglio di vedere anche il nostro video sull'approfondimento sull'S Pen sul Note 2. Ovviamente si può scrivere, possiamo disegnare, possiamo inserire un numero e in questo caso possiamo andare a selezionare l'area qui, andare a effettuare una chiamata, memorizzare, mandare un messaggio, cercare su internet, trovare la posizione se scriviamo un luogo ovviamente, oppure semplicemente andare a memorizzare questo appunto, questo promemoria ovviamente, che rimane poi sempre diciamo memorizzato sulla home screen finché non lo andiamo a eliminare. Possiamo poi chiaramente eliminarlo perché non ci interessa più. Altro argomento relativo alla S Pen è quello che riguarda proprio la scrittura dei messaggi. Sicuramente è diventato più fluido, come vedete non c'è più bisogno di inserire uno spazio, ma viene inserito automaticamente. Qui ho scritto uno scarabocchio perché voglio farvi vedere che è possibile tornare indietro, cancellarlo, oppure in questo caso è rimasto a trattino, quindi lo possiamo unire, possiamo mandarlo, in questo caso ho sbagliato a scrivere, basta cancellare in questo modo, oppure possiamo, se abbiamo sbagliato a scrivere una parola, inserire questo segno che apre la parola e quindi ci possiamo inserire altre lettere. Come vedete abbiamo in questo caso anche in questo caso dicevo due parole distinte, quindi le vogliamo riallineare, riunire e quindi basta fare in questo modo. Possiamo cancellare la parola che abbiamo inserito, anche la N. Effettuiamo e qui abbiamo di nuovo la parola precedente, riunita. Come avete visto, in questo modo poi è possibile andare a capo. Ovviamente è possibile poi andare a scegliere l'allegato da poter inserire. Altra cosa molto carina che ora vi faccio vedere con la S Pen. Questo caso riguarda, andiamo nella galleria e andiamo ad aprire un album, mettiamolo in questo modo. Ora, abbasso il volume, altrimenti non ci capiamo. Dico, per andare avanti ovviamente rapidamente, cosa facciamo? Questo lo si può fare sia col dito che con l'S Pen ovviamente. Basta andare a prendere il punto e ci fermiamo nel punto che ci interessa. Ma adesso è possibile anche fare un altro modo, cioè andare a prendere la traccia, sollevarla leggermente, come vedete, vediamo se riesco a farvelo vedere, la ricerca dettagliata prendendola direttamente sulla barra è 1 per, se ci allontaniamo diventa dalla barra verso l'alto 2 per, se ci allontaniamo ancora diventa 4 per. In questo caso non ci riesco. Ecco qua, è 4x. E quindi possiamo andare avanti effettuando uno scrubbing veloce del video. Ovviamente possiamo effettuare gli screenshot dei video. Questo non è certo una novità. Che altro? Sì, una cosa molto carina che vi posso far vedere nell'utilizzo del Note, chiaramente non si riesce ad utilizzarlo con una sola mano, allora è possibile effettuare questo gesto, se ci riesco, ecco qua. Come vedete, l'home screen si è ridotta e la posso usare semplicemente con una mano, posso andare nell'app drawer, posso andare alla home, posso andare nel menu, nelle impostazioni, insomma posso utilizzarlo effettivamente come voglio.
Questo è possibile farlo sia da un lato che dall'altro. Quello che volevo far vedere è il fatto che si può poi ingrandire, ridurre, spostare, portare a dimensione normale. Un gesto, ecco, possiamo portarlo da quest'altra parte, lo possiamo anche spostare a nostro piacimento. Se lo vogliamo portare più in basso, possiamo alzare e abbassare il volume da questa schermata, lo faccio vedere così forse meglio. Direi che è veramente molto interessante come cosa. Un altro trucchetto molto carino che ho scoperto, andiamo nel dispositivo in accessibilità. Ovviamente posso ingrandimento. Andiamo ad attivarlo, vi faccio vedere che cosa, in cosa consiste. Basta effettuare un triplo tap. Come vedete abbiamo l'ingrandimento della home screen. Non solo, con due dita ci possiamo anche muovere all'interno della home screen e possiamo anche effettuare un pinch to zoom in e out. Chiaramente per chi ha difficoltà visive è sicuramente un'ottima cosa, è una manna, insomma. Diciamo che Samsung le ha pensate veramente tutte. Basta effettuare un triplo tap poi per tornare nuovamente indietro. Torniamo a parlare della S Pen, vi mostro l'ultima cosa. C'è il cosiddetto crop che si effettua tenendo premuto il tasto presente sulla S Pen e poi disegnando una figura geometrica. In questo caso, a differenza del Note 2 in cui la figura rimaneva questa, possiamo scegliere di renderla, cioè, perfettamente circolare o rettangolare oppure di ingrandirla o ridurla. Dobbiamo attendere un attimo. Vabbè, insomma, con questa comando si ingrandisce, con questo si riduce. E poi ovviamente possiamo inviarlo ai diversi, tramite mail, tramite diversi social. L'altro gesture che vi ho fatto già vedere è quella relativa all'avvio di Flipboard in questo modo, dove scorrendo da destra verso sinistra e viceversa possiamo andare a verificare, a vedere quelle che sono le notizie presenti in Flipboard, che poi scegliamo secondo i nostri gusti, oppure personale, dove abbiamo la diversa musica, le foto, i video che abbiamo visto. Questo è un album di prova che ho realizzato con le varie immagini che ho realizzato proprio per la recensione del Note 3. Che altro posso mostrarvi? Un'altra cosa interessante riguarda il lettore musicale. In questo caso possiamo andare nelle impostazioni e possiamo attivare l'audio personalizzato e il sound alive. Cioè possiamo decidere che tipo, andiamo in avanzate, di equalizzazione possiamo vogliamo scegliere per la musica che ascoltiamo. Ma non solo questo, possiamo scegliere anche un percorso con cui andiamo a verificare l'audio personalizzato, cioè andiamo a questo avviene con l'inserimento di una cuffia evidentemente, per regolare l'audio delle chiamate e della musica e selezionare l'orecchio che preferite utilizzare durante le chiamate. Cioè andiamo a modificare, insomma, a nostro piacere anche il tipo di ascolto a seconda dell'orecchio che andiamo ad utilizzare. Usciamo anche da qui, possiamo poi attivare il volume intelligente e anche il controllo vocale, cioè possiamo utilizzare comandi come aumenta volume, successivo, precedente per andare passare da un brano all'altro. Sono veramente tante le possibilità di utilizzo di questo Note 3 e Samsung, devo dire, le ha pensate veramente tutte. Infatti possiamo effettuare la
screenshot passando il palmo della mano, salvataggio schermata, come potete vedere. Anche in questo caso, come nel Note 2, possiamo andare a segnare delle note sulle immagini. Andiamo alla galleria, prendiamo le orecchie del nostro solito modello, andiamo in impostazioni e possiamo mettere firma, copia degli appunti, posta come, eccetera. Possiamo inserire la firma personale, scrivere a mano, utilizzando la penna chiaramente. E inserire una nota, come dicevo. La foto si gira. E andiamo a scrivere basta salvare e questa immagine, come vedete, ha l'orecchio, diciamo, che mostra proprio che nella parte posteriore è presente la nota. Credo di aver fornito qualche spunto interessante, nel caso ne troviate altri sicuramente potete segnalarceli. Per il momento è tutto, un saluto a tutti gli amici di tecnoandroid.it.